Buona domenica 24 novembre. Il Vangelo di oggi ci ricorda che Gesù è re. Ma come sta scritto nel blog di Enzo Bianchi, a titolo della sua riflessione, è un re al contrario. Sì, i re ci sono, i potenti ci sono, i leader ci sono, ovviamente aspirano al potere. E molto spesso si fanno anche protagonisti di ingiustizie nei confronti del popolo. Il quadro che ci offre il Vangelo di oggi è radicalmente diverso relativamente al concetto di re, di reame, il regno della mondanità da una parte, il regno di Dio dall'altra, ma questa convivenza su questa terra ci richiama a una scelta necessaria. Vogliamo essere sudditi dei re e dei potenti della mondanità o ci poniamo alla sequela di Gesù, colto nelle immagini dei reietti, dei dannati dall'ingordigia del mondo privilegiato e ricco. Lì incontriamo il regno di Dio che bussa alle porte, ma noi che cosa facciamo? Eleviamo barriere, respingiamo. Addirittura facciamo credere che questi reietti rappresentino un esercito che si dispone alle frontiere per invaderci. Non abbiamo capito un granché, soprattutto quando tutto questo è fatto in nome della civiltà cristiana. Tutto questo, il respingimento, nulla a che vedere con il messaggio di Gesù. Così scrive Enzo Bianchi all'inizio della sua riflessione, che vi consiglio di andare a leggere nella sua completezza nel blog di Enzo Bianchi. Gesù è un re al contrario, questo re al contrario è posto tra virgolette. Non ha il potere mondano, la gloria del re della terra, proprio nella nudità di un uomo, trattato come schiavo, di un uomo trattato come schiavo, proprio nella sua nudità, torturato, flagellato, financo incoronato di spine. In quella condizione si rivela quale unico e vero re di tutto l'universo. Gesù si rivela proprio in questa scena terribile di sofferenza, di ingiustizia subita, e si svela come re di tutto l'universo con una gloria che nessuno può strappargli, la gloria dell'amore vissuto e mai contraddetto. La gloria dell'amore vissuto. E l'amore vissuto è nella disponibilità che ciascuno di noi riesce a far emergere dal proprio egoismo, liberandosi dall'egoismo e aprendosi a essere servitori del re dell'universo, che non è una potenza politica, economica, moralista, no, è la pienezza della vita stessa che ci viene oggi rappresentata. Ma ascoltiamo il brano del Vangelo di oggi, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: "Sei tu il re dei giudei?" Pilato rappresenta gli occupanti romani. Chiede a Gesù: "Ma sei il re dei giudei?" E Gesù rispose, vedete, rispose ponendo un'altra domanda: "Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?" Pilato disse: "Sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti, ti hanno consegnato a me." La tua gente, i capi dei sacerdoti, ti consegnano all'autorità romana. Che cosa hai fatto? Chiede Pilato. E rispose Gesù: "Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei." Vedete, Gesù afferma
di avere un regno, ma non è di quello di questo mondo e non vi è combattimento. In questo caso non vi è guerra. Vi è semplicemente una testimonianza di amore autentico. Dunque, coloro che mi seguono non sono disposti a combattere per un regno mondano, ma il mio regno non è di qua giù, non ha la logica, non ha le caratteristiche oggettive dei regni della mondanità. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re, hai detto che hai un regno, non è di qua giù. E rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Il regno di Dio è dare testimonianza alla verità, ponendoci alla sequela di un messaggio di salvezza, che non incamera tesori, possedimenti, non impone barriere che impediscono agli esseri umani di transitare pacificamente su questa nostra madre terra. Chiunque è della verità, ascolta la mia voce. Essere nella verità, non per generare un potentato religioso, politico, economico, ma per ascoltare la voce che è nella verità, la verità che ci riporta all'essenza stessa della vita. Il brano del Vangelo di oggi è particolarmente attuale perché molto spesso siamo tentati ad inseguire le false promesse dei re della terra, dei potenti della terra, i quali si ergono a giudici supremi che cercano di controllare l'intero creato e non parlano e non ascoltano il linguaggio della verità. Quale sia il linguaggio della verità sta a ciascuno di noi cercare di individuarlo e ascoltandolo fare testimonianza che un altro mondo è possibile, qui ed ora, che un altro regno è possibile ed è un regno di amore, di pace, di misericordia, di ascolto e di servizio. Buona giornata a tutte e a tutti.